Ragazzi, buongiorno. Ci siamo svegliati neanche tanto presto, perché qua naturalmente si dormiva benissimo. Guardate qua fuori. Siamo accerchiati da viaggiatori. Wow. Si stanno svegliando adesso più o meno tutti. Spettacolare. Credo uno dei posti con la vista migliore che abbiamo avuto nell'ultimo periodo. E sicuramente alto in classifica. Hello! Buongiorno! Buongiorno! Yeah. Wow! Oh, c'è anche Vilma! Wow! Ciao Vilma! È bellissimo come vedere tutti i viaggiatori quando raggiungono una meta così importante, così bella, devono lasciare il segno della loro presenza qui. Qui si usa mettere l'adesivo sulla spazzatura anti-orso. È così. Ci stiamo preparando perché andremo tutti insieme a fare una camminata per avere una vista privilegiata su questo ghiacciaio, ma anche su un altro che ci hanno detto essere proprio lì sopra. Quindi proveremo a fare questa esperienza. Non c'è un vero e proprio sentiero. Abbiamo guardato un po' sulle mappe così e ci dovrebbe essere la possibilità di arrivare lì sopra e vedere qualcosa di interessante. Ci proviamo. Bene, verrà con noi anche Vilma che vuole i suoi snack. Fa la morta, no? Incredibile. Bravissimo. With my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why I can't saw beauty must die. We try hard, but we also were home so reckless. There were no reasons why I can't saw beauty must die. We try hard. Allora ragazzi, siamo partiti e non c'è un vero e proprio tracciato, quindi vediamo un po' che succede. Ci guiderà Vilma, lei è la nostra scout. 4x4 inserito. Ragazzi, il panorama è già bellissimo così. Ragazzi, che vista, godetevela tutta perché è spettacolare, una delle più belle di questa regione. Pensate che questo ghiacciaio sembra essere il più grande al mondo raggiungibile con una strada. Guardate dove siamo, effettivamente. Il percorso è sempre abbastanza fangoso, eh. Ragazzi, qua c'è da scalare un po' sulla roccia liscia, sarà divertente scendere dopo. Naturalmente ragazzi, è tutta salita, bella impiccata, e c'è anche qualche pezzo in cui ti devi aggrappare alle rocce, però è divertente e la vista è sempre impressionante su questo ghiacciaio. Pezzi di erba e fango, andiamo su col 4x4. Ragazzi, quanta acqua di discioglimento. Qua ci sono veramente tantissime zanzare comunque. Ma guardate che roba. Andiamo Vilma, vamos. Vamos.
qui dobbiamo certamente camminare sulla morena. Pazzesco vedere il lavoro che hanno fatto il ghiacciaio ritraendosi, lasciando queste rocce come levigate. Una forza incredibile che è stata qua e ha lavorato per millenni. Qui ci sono anche i pali della corrente di una miniera che sta là dietro. Ragazzi, guardate cosa ho trovato qua. Sembra che non viva niente, invece. Questo sembra tutto roccia di ferro che ha lasciato la ruggine. Cola tutto da là sopra. C'è tutta una parte ossidata che cola. Pazzesco. Cioè, se trovano delle pietre stranissime. C'è una combinazione di quarzo, penso, e boh, una cosa ferrosa. Chiediamo l'aiuto del geologo. Guardate come è levigata questa roccia, è alta circa 6 metri, è pazzesca raga, una macchina può aver fatto una cosa del genere, ma in realtà no, è stato il ghiacciaio. E qua dobbiamo anche passare il fiume ragazzi, quello che è generato dal discioglimento di tutta questa zona che ci troviamo qua davanti. Ragazzi, finalmente siamo arrivati. Siamo di fronte alla grotta. Ci sono due grotte. Viene un freddo da qua incredibile. Ok ragazzi, ma adesso iniziamo la discesa. Sarà lunga, probabilmente la parte più difficile del percorso. Salire è stato bello tosto perché era ripido, ma adesso specialmente la parte iniziale è tutta bagnata, bisognerà prestare attenzione. Andiamo giù. Ragazzi, adesso stiamo andando lì e sembra che il mondo finisca dentro il ghiacciaio. Pazzesco. Speriamo di essere sulla strada giusta. Abbiamo fatto una bella salita qua. Vilma sta cercando la padrona, che ha preso un'altra strada e lei la sta cercando. Ragazzi, qua il percorso va assolutamente inventato.
però iniziamo a vedere Valentino, la nostra casa. In lontananza si sente il boato del ghiacciaio quando si rompe qualche pezzo, chissà dove, là sopra. Pazzesco. Ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati a casa. Che posto meraviglioso. Penso una delle più belle scalate che abbiamo fatto qua, nelle Americhe. Ragazzi, ma adesso che siamo arrivati qua, ci separiamo un attimo, credo che ci rincontreremo ancora. Mangiamo qualcosa insieme a Giulia e Walter. Otto lo salutiamo per qualche momento. Credo che ci rivedremo presto. E Lucia sta preparando il sugo alla bolognese. Più o meno, insomma, stiamo facendo del nostro meglio per fare un buon piatto di pasta ai nostri amici tedeschi. Faremo bella figura? Secondo me sì. Sento un buon profumino, siamo effettivamente. Buon profumino. Ci siamo. Ma ci siamo divisi i compiti e qua facciamo bollire l'acqua e cuociamo la pasta. Così Lucia prova la piastra di induzione esterna. Abbiamo anche apparecchiato, guardate qua, ci sono anche i tavoli. Questo ragazzo è del Belgio e ha comprato la moto qua, si sta facendo un giro. Ragazzi, siamo pronti con la pasta. Now you have to say if it's good or not. Buon appetito. Ma adesso ci prepariamo a spostarci. Oh, torniamo giù. Oggi il saluto nel pomeriggio è qualcosa di spettacolare. Cioè, quando mai parcheggeremo così davanti a un ghiacciaio? Tu lo sai? No, perché questo è il più grande al mondo e qui si può arrivare su strada, quindi non ce ne sarà un altro. Quindi il saluto è veramente speciale. E ora tutta discesa fino al mare! Ciao ghiacciaio! There's a drunk in every graveyard, there's a ghost in every bar. I'm drinking in the moonlight, wondering where you are. Give me just a phone call, let me know that you're okay. I see the curtain coming down for an actor on the stage. Oh, I miss you, you know I'd kiss you. I was your man. Got your explanations that I don't understand. I once believed in magic, but now I know it's sleight of hand. The things we say just float away, they're not words on a page. You're living in a storybook, and I'm an actor on a stage. Ma per ultima cosa, prima di lasciare l'Alaska definitivamente, andiamo in fondo a questo molo a vedere il panorama. E secondo me merita molto. E poi diciamo addio all'Alaska, perché... Andiamo proprio in fondo. Guardate qua. Che posto! Questo fiordo, ragazzi, è lunghissimo, è praticamente quello che crea il porto di Stewart, che è quello più a nord del Canada dove non c'è ghiaccio. Quindi qui a regola d'inverno non c'è il ghiaccio. E l'oceano è a chilometri e chilometri e chilometri in fondo di là. Tanti chilometri in fondo di là. Questo molo si prende la rete canadese, quindi qualora tu non avessi fatto la RiveCan, l'applicazione che fa fare il border, devi venire qua sul molo, connetterti a internet e poi poter passare la frontiera.
Noi l'abbiamo fatto prima, adesso vediamo cosa succede. Che posti, ragazzi. C'è pure un Magic Bus. Ma ragazzi, guardate come ci saluta Hyder, la ghost town più amichevole in Alaska. Comunque qua alla frontiera abbiamo ritrovato il nostro amico Otto. Controllo, stanno verificando la macchina qua di fianco. Vediamo un po'. C'è il codice della Ralken, però non lo chiedono mai. It's an RV, so we have kitchen, bed, table for dinner. It's a quite standard RV, yeah. Yeah. You have it made yourself? Yes, I made it. What do you do for me? We make video for YouTube. Oh, okay. What do you do to make it warm inside? We have a heating system. It's like an house. It's run on diesel. Okay. And heat up water that run through pipes and heat up all the, yeah. Thank you. Thank you. Enjoy your travel. Ci ho fatto un po' di domande sul camion, era interessata come è costruito. Andiamo. Ah, ok, adesso ci dice, ragazzi, pensate metrico, 50 km orari uguale più o meno 30 miglia. What's this life without a sweet goodbye? L'hotel con l'orso polare. Ragazzi, qua c'è il molo che forse ci può offrire la vista sperata sul canale di Portland. E questa è tutta la zona umida dell'estuario creato dal fiume che arriva dalla valle che abbiamo percorso arrivando qua. Ci sono tutti i tronchi, probabilmente quando qua la marea si alza riescono a essere trasportati dal fiume. Ci sono i resti del vecchio molo lì. Però il sole è tutta un'altra cosa. E qui c'è anche il ponte. Guarda qua. Bellissimo. Ma tornati indietro dal molo, possiamo camminare un po' liberamente qua tra le vie, nella via di Stewart. Questo è il supermercato. Ci sono degli edifici molto vecchi qui a Stewart. Questo è della metà del Novecento, che 120 avevano costruito per far divertire un po' i minatori che lavoravano in questa zona. Naturalmente anche qui tutto è dovuto alla mineria e anche in parte al porto. Qui ci sono i carrelli della miniera trasformati in fioriere. Tutta Stewart è tempestata di queste panchine che sono gift di persone che vogliono commemorare qualcuno. Questo carrello ha anche la pala. Ci sono pure le candele di materiale prezioso o non prezioso, come lo faranno sta roba qua, pensate. Sono bellissimi tutti questi edifici di legno con queste vetrine. Questo non si sa che cos'è, sembra abbandonato, però c'è dentro un letto con un materasso, un tavolo. E questo è l'hotel Bayview, anche questo della metà del Novecento, hotel storico che conserva il suo nome originale. A Stewart, nel momento del picco della produttività delle miniere che stanno qua attorno, che sono miniere di diverso tipo, si è arrivati a contare più di 10.000 abitanti. È stata una bella boom city, come la chiamano qui. Qui, se volete, vendono anche questa Bakery and Deli. C'è scritto che è in vendita, quindi se volete venire a Stewart ad aprire un'attività, c'è una possibilità. E questo, ragazzi, è il Cape Ryan Building, che risale al 1920. Questo palazzo è importante perché è stato costruito per una donna che veniva chiamata Klondike Kate. Una donna pioniera che è diventata importantissima in tutta la regione del Klondike e che ha fatto una fortuna. È una persona di cui si sono scritti anche tanti libri e che rimane nella storia di questi posti. E nel frattempo qua girano anche dei galli.
E questo è il Marbot Bay Trading and Company, praticamente un negozio che vendeva tutte le attrezzature che erano necessarie alle attività minerarie. E non solo. E ragazzi, questo edificio molto particolare, tra l'altro costruito in cemento, era la banca, anche questo nella metà degli anni 30. E in questo momento è un negozio alimentare, anche una bakery. Ragazzi, lo sapete che a me i supermercati di questi posti di frontiera piacciono tantissimo, perché è bello vedere cosa vendono, come lo vendono e anche a volte i prezzi, per capire quanto costa la vita. Oh, e nei posti più impensati trovi le cose più impensate a $3, le pappardelle, dice che è veramente italiana. Mo vediamo se sono fatte veramente in Italia. Pappardelle, paese mio, c'è scritto, fossero fatte veramente in Italia lo scriverebbe. E ci sono anche i tonnarelli con la seppia nera, cioè scritto proprio in italiano. Ve la preferisco. Ma sì, in questo dov'è? Prodotto Fitali, regà. Ma pensa a te, cioè tu ti rendi conto? Le tagliatelle al nero di seppia, ma non sarà mai trovato. È strano, sono delle cose strane. Salutiamo Stuart e tutte le sue casine storiche. Il porta motosega sul quad, ragazzi. Tantissima roba. Se vai nel bosco ti serve. Questa strada è bellissima. Ci sono anche un sacco di cascate. She was out there alone on the highway. She had a broken wing. She's trying to hang. I was much too old to act on a feeling. Bene, siamo ritornati alla deviazione e però qui adesso facciamo combustibile perché abbiamo visto che qua costa meno, quindi un po' di rifornimento dopo tanti e tanti chilometri. Bene ragazzi, facciamo un po' di diesel. Non riempiamo ancora tutto perché tra 200-300 chilometri dovrebbe abbassarsi ancora un po' il prezzo. Fai ginnastica. È un dead a camion. Ragazzi, qui facciamo una deviazione prima di andare a Kitwanga, che è il prossimo paesino che incontreremo, perché vogliamo andare a visitare un paese molto importante per i nativi, dove ci sono alcune sculture speciali, tra cui dei totem che sembrano essere tra i più antichi. Incredibili questi totem. Ragazzi, siamo arrivati. Qua a fianco ci sono i totem. Non è un posto molto turistico, a quanto pare. Io l'ho scoperto per caso sulla guida. È un posto assolutamente speciale perché ci sono pochissime case, sono quasi tutti nativi, non c'è scritto niente, c'è un parcheggio e via. I totem rappresentavano ogni clan delle tribù che vivevano in questa regione. Praticamente raffigurano delle forme mitologiche, a volte anche con delle sembianze umane. Si cercava con questi totem di rappresentare le tradizioni e la storia di ogni clan, di ogni famiglia. E chiaramente queste famiglie avevano delle importanze diverse l'una dall'altra. Il villaggio praticamente è questa strada con questa decina di case che ci sono qua affacciate davanti alla stazione di servizio e ai totem. Oltre ai totem è anche bello vedere un po' il retro di queste case. Ci sono un sacco di macchine abbandonate, tutto lo stato d'abbandono tipico di questi posti così remoti dove si ricicla tutto e dove si fa anche fatica a smaltire tante delle cose che arrivano qua. Ragazzi, questo qua davanti è altissimo.
purtroppo non c'è scritto niente, non c'è nessuno, e quindi non riusciamo a riconoscere quale tra questi totem pare essere il più antico nella sua posizione di tutte le Americhe. Se non è un posto turistico, quindi o lo sai o lo sai. Ragazzi, prima di prepararci per la serata, stasera ci rilassiamo un po', faccio qualche lavoro, voglio vedere le lampadine che sono qua dietro, perché mi sembra che ce n'era una bruciata. Questa sembrerebbe bruciata, la cambiamo.